Le patologie del sistema endocrino. Quindi vediamo le principali malattie del pancreas, del surrene, dell'ipofisi e della tiroide. Chiaramente ce ne sono molte altre, ma noi ci occuperemo delle più importanti. Partiamo dall'ipofisi. L'ipofisi può portare a nanismo, quindi persone con un corpo troppo piccolo. Qui in questo caso l'ormone somatotropo non si è prodotto in quantità sufficiente. L'opposto è il gigantismo, dove l'ormone somatotropo è eccessivo. Il gigantismo porta a una serie di problemi perché il nostro corpo è strutturato per avere queste dimensioni, quindi una persona alta, per esempio 2,50 m, 2,30 m, finisce per avere un cuore che non riesce a pompare il sangue in maniera giusta, delle ossa che non riescono a mantenere il peso, soprattutto nelle gambe, quindi una serie di problemi. L'acromegalia si ha quando lo sviluppo fino, diciamo, all'adolescenza è normale, ma a questo punto viene prodotto troppo, anche qui, ormone somatotropo. Questo porta a un ingrandimento di mani, piedi e mascelle. Ecco un esempio molto brillante. Infine può portare al diabete insipido, non il mellito, ovvero quando la DH non è prodotto in maniera sufficiente e quindi questo genera il diabete insipido. Qui in questo caso abbiamo un'urina molto diluita, ma effetti minori rispetto al diabete mellito. Nel pancreas abbiamo invece il diabete mellito. È distinto in due forme, tutti quanti lo conoscono quantomeno per sentito dire. Abbiamo una fame e una sete costanti, praticamente molto, molto aumentate. L'urina è molto prodotta rispetto al normale. Fino a poco tempo fa era una malattia assolutamente pericolosissima e mortale. Poi, con le biotecnologie, si è imparato a fare l'insulina sintetica, quindi oggi è molto più semplice da controllare. Non è una malattia leggera, ma è molto più semplice. Nel caso del diabete mellito di tipo 1, che si sviluppa anche nei bambini, comunque negli adolescenti, quindi nei giovani, è la forma più grave. Può essere anche mortale e c'è bisogno di un costante controllo dell'insulina per tentare di tenere tutto sotto controllo. È dato dalla distruzione delle cellule beta, quindi il pancreas non è più in grado di produrre insulina. Nel diabete mellito tipo 2, questa è una forma che porta a un problema funzionale del pancreas che però deriva spesso dall'età. È molto più leggera come forma, è più facile anche da controllare. In certi casi una dieta ben regolata, un sistema di vita più salutare portano da sole a un buon controllo della situazione. Non è grave come il tipo 1. Non stiamo qui a parlare del diabete perché ci sarebbe a fare lezione solo su quello, ma è solo per introdurre l'argomento e i vari problemi che può portare il sistema endocrino qui. Per quel che riguarda il surrenale, la malattia più comune è il morbo di Cushing. In questo caso abbiamo soprattutto la porzione corticale del surrene che non funziona bene. Questo può essere causato anche da un tumore del surrene stesso. C'è una produzione eccessiva di glucocorticoidi, quindi detto in parole povere, soprattutto di cortisone. Chiaramente il corpo non regge una quantità di cortisone così forte. Questo provoca una serie di problemi, quindi obesità e ingrossamento del tronco. Produzione eccessiva di urina, ipertensione, muscoli deboli, edemi, ecchimosi, strie del corpo, queste strisce proprio fisiche, irsutismo, problemi alle ossa, chi più ne ha più ne metta, colpisce anche i cani, come si vede dalle immagini. La terapia del morbo di Cushing, può essere solo chirurgica, può essere in un primo momento una prima operazione chirurgica molto leggera. E se è preso per tempo, basta questo. Se non è preso invece purtroppo per tempo nella forma più grave, allora bisognerà portare all'asportazione di etame surrenali. Chiaramente questo provoca una serie di problemi perché mancano molti ormoni fondamentali, fra cui tutti i glucocorticoidi, quindi l'individuo avrà bisogno di una terapia a vita. Tiroide e paratiroidi. Il primo caso che trattiamo è l'ipertiroidismo, dove abbiamo un'eccessiva produzione di TSH, a volte causata anche da un tumore. Abbiamo un'insieme di sintomi, la forma più comune è il morbo di Graves, reso noto dall'attore Marty Feldman, noto per il ruolo di Dr.
Ecco. Qui abbiamo un classico esempio di esoftalmo, quindi questi occhi a palla che non erano chiaramente normali, ma erano dovuti appunto alla malattia di Graves. Viceversa, nell'ipotiroidismo abbiamo il cosiddetto gozzo. Questo è causato da una malattia nota come la tiroide autoimmune di Hashimoto, dove appunto si vede anche dall'immagine, c'è una sbagliata produzione della tiroide, quindi sempre causato da una dieta sbagliata. Quando manca lo iodio nella dieta si può avere anche il gozzo. Oggi è una malattia molto più rara, però c'è comunque. Nel caso dell'iperparatiroidismo è causato da una carenza di calcio nel sangue, questo provoca quindi problemi ai muscoli, chiaramente. Al contrario, l'ipoparatiroidismo è un eccesso di calcio nel sangue, quindi troppo calcio nel sangue, problemi alle ossa e altri disturbi.